Allora, questo progetto ha il tema della prevenzione del razzismo e noi abbiamo scelto di non cominciare subito con la parola razzismo e quel concetto. Invece abbiamo scelto di far emergere questo tema dai bambini. Io proprio non sapevo niente di queste parole, non sapevo neanche che esistessero, cioè il razzismo già un po' lo conoscevo, però non sapevo bene il significato, l'avevo già sentito, pensavo cose strane, ma ora ho capito cos'è veramente il razzismo e non mi aspettavo a teatro di parlare di queste cose. Ecco, il concetto di teatro noi invece lo interpretiamo come teatro come strumento per, quindi si arrivano a creare quelle occasioni di riflessione su cosa è successo mentre facevamo e creano quelle discussioni che possono fare in modo che concetti anche che possono sembrare molto complicati vengono spiegati ai bambini e soprattutto i bambini li fanno loro. Perché il coinvolgimento completo, non solo la mente ma anche il corpo, fa sì che queste attività, questi momenti vanno a toccare veramente quelle corde più intime e più profonde che abbiamo dentro di noi. La prima parte sull'identità, abbiamo lavorato tanto con gli alimenti e i materiali e come trasformare il corpo, sentire il corpo diversamente, se gli elementi sono aria, fuoco, acqua, terra, come vi fa muovere? Sì, vi accarezza dietro la nuca, dietro le orecchie. Cos'è l'identità di questi materiali? In Rieducazione ai diritti umani, con un gruppo di bambini come quelli con cui abbiamo lavorato qui ad Ascona, è importantissima perché permettere loro un tempo e uno spazio in cui possono sperimentare le cose che li fanno sentire bene, in cui possono sperimentare un rapporto di empatia e di benevolenza con gli altri, li fa crescere come esseri umani più forti e più sani. In realtà ho imparato tante cose, ma con tante intendo davvero tante. Però una cosa che ho imparato più di tutte è sapere accettare una persona per com'è. E come me l'hai fatto imparare tu, credo che nessuno sarebbe mai riuscito a farmelo imparare perché ce l'hai fatto imparare con i giochi. E infatti abbiamo trovato, soprattutto cercando i valori personali, le cose che sono importanti ad ogni bambino, siamo arrivati anche a vedere quali valori sono più importanti proprio per questa classe, per il gruppo. Secondo me non devi prima, forse se parli con una persona. Cioè, è giusto perché se tu non ci parli non puoi sapere cosa gli piace, com'è questa persona caratterialmente, non puoi dire com'è se non la conosci bene. E anche per i pregiudizi, che forse tu la vedi e dici questa persona non è simpatica, ma in verità forse è la persona più simpatica del mondo. Razzismo. Razzismo? No. Non ti trattano ugualmente agli altri. Sì. Cioè, giudichi più per quello che è e non per magari quello che è dentro, cioè non gli dai tempo di comunicare con te. Assolutamente. Siamo ancora qui. Sì. Discriminazione è descrivere una persona prima di sapere com'è o cos'è. No, quello è più pregiudizio. Allora, pregiudizi, siamo vicino. Sì, Quello che state stai lavorando dicendo, molto bene. che Elias Che sempre tutti noi, anche i più gentili, lo dicono tutti, che pensano che quella persona non è simpatica, l'abbiamo detto tutti nella nostra vita, non c'è nessuno che non l'ha mai detto, che non dobbiamo mai sottovalutare l'aspetto o le capacità delle altre persone. Ma siamo partiti proprio dalla persona e poi abbiamo aperto lo sguardo all'altro e poi ancora di più abbiamo aperto lo sguardo al mondo. Se avete stabilito questo...
cercare un altro partner. Guidate e seguite nello stesso momento. Poi, quando siamo entrati più in materia, provando ad approcciare il tema dall'identità a entrare piuttosto ai gruppi di appartenenza e poi dove arrivano gli stereotipi dentro i gruppi di appartenenza, come funziona tutto questo meccanismo, abbiamo lavorato con la storia del Ferdinando il Toro. E questa storia era un po' la chiave che ci ha fatto capire cosa è? Cos'è lo stereotipo? Era quella lezione che abbiamo lavorato. Questo progetto Via Vai di Culture è stato sicuramente molto interessante, ha permesso agli allievi di decentrarsi un attimo rispetto anche alle attività che vengono svolte normalmente in classe e ha permesso però anche a noi docenti di conoscere meglio i nostri allievi. Spesso succede che non ti apprezzano per come sei e cercano di cambiarti, però tipo anche per me, per il carattere che ho, non sarebbe facile, perché sono molto, come si dice? Testarda, sì, tantissimo. Tantissimo. Quindi non sarebbe facile cambiare. Io per fortuna non mi sono mai trovata in una situazione di quelle, però mai vorrei trovarmi. Però se dovrebbe succedere, dovesse succedere a qualcuno, sicuro se lui non lo va a dire a qualcuno che potrebbe aiutarlo, andrei io al posto suo, perché avere una situazione di quelle non è facile passarla. Nonostante c'erano i punti fissi dei temi e delle idee, almeno per me era l'esperienza di veramente costruire il progetto con il gruppo. Dillo come se lo stai dicendo a tutti. Quindi Leo dice: oggi comincia la settimana contro il razzismo. Tu subito, razzismo? E chi è il prossimo? Discriminatorio? Stereotipi. Ma cosa vuol dire? Sincerità. Unità. Aiuto. Solidarietà. Sono uscite delle testimonianze da parte dei bambini che hanno aiutato ad aprire le esperienze che sono poi venute dopo, ecco, dal punto di vista sia corporeo, sia verbale, sia nelle discussioni, sia nei movimenti. Questo è stato, a mio modo di vedere, molto sorprendente. Io rispondo alla domanda perché dovremmo parlarne. Secondo me dovremmo parlarne perché magari siamo vittime dai bulli, tipo bullizzati, e dovremmo parlarne proprio per questo, perché magari tipo ti fanno stereotipi addosso o altre robe del genere. E quindi tu pensi che se ne parla in classe, allora è possibile che il comportamento di altre persone cambierà? Ma anche proprio non solo in classe, tipo pure a casa, così si può parlare con calma, senza fretta, e pure anche per altre persone, così. Ognuno ha potuto avere il proprio percorso personale, ma allo stesso tempo c'è stato un grande percorso di classe che è scaturito in discussioni molto costruttive e speriamo anche in un atteggiamento migliore una volta che usciranno da questa scuola e affronteranno altre situazioni di vita. L'idea di questo progetto è di sviluppare un servizio stabile per il territorio su una tematica che è molto importante oggi con i grandi fenomeni migratori che caratterizzano questa epoca. Quindi, partendo da due percorsi diversi con due classi dedicati agli stessi temi, si cerca di sviluppare un percorso che poi possa essere portato anche in altre sedi scolastiche del cantone prima e poi magari anche del resto della Svizzera. Insomma, venite a vedere la mostra nell'atrio. E cosa abbiamo fatto? È scritto durante il nostro progetto di teatro. È contro il razzismo. Oh, oh, oh.
Una cosa che speriamo abbiamo cominciato qui con questi bambini è che adesso che hanno più consapevolezza che il primo passo, una volta che hai la consapevolezza, dopo hai la possibilità di fare cambiamenti e magari non solo dentro di te, ma anche nel mondo. E noi speriamo che questi bambini portino questo lavoro fuori dalla scuola nella loro vita e che diventa per loro proprio un work in progress per tutta la vita. Finito.